Buongiorno. Abbiamo accennato in molti interventi a un dato di fatto che credo solo chi è davvero in malafede possa negare, e cioè al grandissimo progresso scientifico, tecnologico della nostra civiltà non fa riscontro un pari progresso sul piano umano. E per progresso si intende comportamenti civili, rispetto dell'etica e del decoro, parole che sono chiaramente desuete e tuttavia dovrebbero invece avere ancora diritto di cittadinanza, perché altrimenti si verificano le situazioni a cui assistiamo ogni giorno. Cioè, a mio parere, una delle ragioni per cui non c'è questo progresso umano che possa in qualche misura affiancare progresso scientifico e tecnologico dipende dalla poca onestà o verità o chiarezza, come vogliamo definirla, della cultura, che spesso eccede in autoreferenzialità e spaccia la menzogna o comunque l'inessenziale, il falso, come un dato culturale. Nella migliore delle ipotesi tace aspetti che in coerenza con la difesa della cosiddetta libertà dovrebbero invece essere espressi. Voglio dire, se io faccio qualcosa che ritengo positivo, lo devo poter rivendicare, devo poterlo dire. E quando svolgo un ragionamento in qualsiasi ambito, non dovrei basarmi su apodismi, cioè dando per scontate determinate verità, determinate situazioni, ma dovrei approfondirle, farle capire a chi al lettore, supponendo sempre di dover trattare con un lettore parzialmente sprovveduto. Purtroppo avviene esattamente il contrario. Ora, per uscire dal generico, voglio fare un esempio, uno tra le centinaia di migliaia che si potrebbero fare, di una recensione del libro, di un libro del Simone de Beauvoir da parte di una femminista, Francesca Rigotti, la quale scrive un articolo celebrando Simone de Beauvoir come baluardo della libertà femminile, come baluardo della presenza della donna nella società, come anticipatrice di tematiche femministe, dando per scontato che queste tematiche siano corrette, giuste e abbiano un ruolo positivo, e questo è l'aspetto che ci si dimentica spesso, nella società. Questo dando per scontato. Quindi c'è questo lungo articolo, che more solito non è di critica, ma di celebrazione di Simone de Beauvoir, e si tace per esempio il fatto che Simone de Beauvoir agiva da pronuba per Jean-Paul Sartre, procurandogli le ragazzine con le quali il vecchio filosofo faceva sesso. E soprattutto tace, per esempio, il fatto che Simone de Beauvoir viene cacciata nel giugno del 1943 dal Ministero dell'Educazione Nazionale per aver intrattenuto rapporti sessuali con una allieva, Nathalie Sorekin. L'episodio verrà poi trasformato
in un'impresa della resistenza dall'angiografia del mondo di Saint-Germain-du-Pré e delle femministe. Ecco, questo è il, non viene citato nell'articolo della Rigotti, non viene detto. Ora, se c'è questo valore di resistenza, no, in un atto lesbico, dovrebbe essere rivendicato, invece non è rivendicato. Ora ci troviamo, cioè questa nostra epoca arida e mediocre che viviamo riesce ad inquinare in modo pesante anche la cultura, perché in realtà quando noi trattiamo degli argomenti, si tratti di arte, si tratti di filosofia, si tratti di letteratura, rarissimamente andiamo a vedere l'essenza di un discorso che giudichiamo a priori positivo, ma la positività non viene messa in chiaro, non viene giustificata da un ragionamento logico, si dà per scontato. Ora, io ho scritto un libro, l'ho già detto altre volte, Il paradosso di Antigone, nel quale tratto il problema del femminismo. Ovviamente questo libro non trova editori, come non mi aspettavo nulla di diverso, perché? Perché io metto in chiaro determinati argomenti, cioè non è una questione di mancanza di considerazione o di rispetto per le donne, tutt'altro. Io considero la donna la colonna portante di una società civile, tanto per cominciare, perché ha rapporto con i figli, mette al mondo i figli, quindi perpetua la specie, poi per tutta una serie di ragioni che l'esperienza quotidiana insegna. Quello che invece non accetto è questa falsificazione che parte da già prima di Simone de Beauvoir, dalle suffragette inglesi, in base alla quale la donna sarebbe sempre stata vittima del patriarcato, vittima del maschilismo, quando tutta la storia tout court, non la storia del femminismo o brani di storia, dimostrano esattamente il contrario, cioè dimostrano che in realtà i conflitti sono sempre di classe, non sono di genere. Poi ovviamente in situazioni di difficoltà, in tempi passati, quando valeva la forza fisica sia per le guerre, sia per esempio per i lavori di ogni genere, anche nelle campagne, è chiaro che anche la donna pagava un prezzo. Ma quindi la donna è una colonna portante della società, lo è sempre stata. Oggi qualche dubbio, affiora proprio perché la donna ha questa visibilità, questo grandissimo potere diretto e indiretto, le qualità vere della donna in quanto donna vengono un tantino trascurate da questi eccessi di libertà, ma quello è un altro discorso. Quello che io volevo sottolineare è semplicemente questo fatto culturale per cui quando noi trattiamo argomenti di carattere culturale, umanistico, come si diceva un tempo, la cultura umanistica, dovremmo, penso, non tacere gli aspetti negativi, questo no, ma giustificare il discorso, e questo è il punto sul quale io torno spessissimo. Ho trattato ampiamente di questo tema, per esempio nella filosofia, quando tratto della filosofia dell'arte, che procede per apodismi, dà per scontate una serie di cose che scontate non sono e non li giustifica da un punto di vista logico, razionale. Cioè la dialettica in quanto tale serve solo a mettere in contraddizione argomenti diversi, dai quali però dovrebbe poi scaturire una sintesi che dovrebbe essere giustificata e comprensibile. Così non è. Di conseguenza, quando per esempio si leggono
si leggono gli inserti culturali dei giornali, vi è questa multiforme presentazione di testi, di argomenti di vario genere, e quando gli argomenti attengono al presente, tipo immigrazione, femminismo, omosessualità, eccetera, vi è sempre un inquinamento di inessenzialità, cioè non si spiega mai, a mio avviso almeno, sufficientemente le ragioni delle tesi che si sostengono. Cioè Simone de Beauvoir era sicuramente un intellettuale, era sicuramente una persona che ha scritto libri, avrà certamente scritto alcune cose positive, si è battuta a favore delle donne, questo può essere sicuramente un aspetto anch'esso positivo, però il problema è di vedere in quanto positivo e in che senso è positivo. Questo vale per il discorso della libertà, che è una sorta di mito per cui la libertà viene innanzitutto. E invece, come ha sostenuto Jonas, la libertà senza il principio di responsabilità è un qualcosa di estremamente pericoloso in ambito sociale. E noi questo lo constatiamo ogni giorno in ogni ambito. Noi vediamo che l'uso della libertà che viene fatto, sia per esempio nelle forme di comunicazione, dei media, eccetera, sia nella realtà quotidiana, sia dai politici, sia più in generale dalla gente comune, non è sempre non contiene sempre aspetti positivi, anzi spesso è esattamente il contrario. E c'è questo risvolto sociale, per cui per esempio ciascuno è libero di fare ciò che ritiene di fare, il che in astratto è sicuramente un bene, salvo poi però scaricare sulla collettività le conseguenze di un agire irresponsabile. Potrei fare degli esempi molto precisi, ma mi astengo perché non ho intenzione di condurre polemiche. Già così sono sempre considerato eccessivamente radicale. Ma è un fatto innegabile che l'idea, tutti questi aedi della libertà, tutti questi mitografi della libertà, in realtà non vanno a vedere le conseguenze dei comportamenti. Ora, questo viene, oserei dire, quasi innanzitutto nella cultura. Cioè la cultura ha smesso da tempo di essere formativa, cioè di dare degli indirizzi, di dare degli insegnamenti, di aiutare a capire il modo in cui si affronta l'esistenza di ciascuno di noi. Ovviamente non esiste un filosofo o più filosofi che abbiano la chiave di volta dei problemi esistenziali individuali di ciascuno. Questo è chiaramente impossibile, ma un tentativo di indirizzo, di aiuto della comprensione della realtà e soprattutto del rapporto tra noi e il reale che ci scorre davanti, tra noi e il presente, e dovrebbe, a mio avviso, può darsi sia in errore, ma dovrebbe essere uno dei cardini, uno dei fini principali della cultura. Purtroppo così non è, perché quando si esaltano, e questo avviene continuamente, aspetti deteriori o personaggi non propriamente positivi della società, è chiaro che indirettamente si incoraggia questo progressivo degrado. Questa è la mia convinzione. Quindi la cultura, quando per esempio vengono su un inserto culturale di un quotidiano, di una rivista, eccetera,
vengono scelti gli artisti e gli scrittori e i filosofi che vengono presentati, dei quali parlare. Quindi prima di tutto avviene la scelta. Quindi se si sceglie orientati al negativo, già non mi sembra molto accettabile. E poi il modo come questi personaggi scelti vengono poi presentati e illustrati. Ecco, non si può procedere per apodismi e per mitologie. Bisognerebbe entrare nello specifico di una realtà. L'esempio che ho citato di Simone de Beauvoir è uno tra i tanti, e chiarire il buono e il cattivo, il bene e il male, perché nessuno fa le cose in modo perfetto, quindi neanche Simone de Beauvoir. Quindi quando la Rigotti esalta la Beauvoir come se avesse avuto un percorso lineare, corretto, positivo, in tutta la sua vita, una specie di eroina della società e della cultura, ecco, dice oggettivamente delle stupidaggini, delle sciocchezze, delle non verità. E questo non credo sia positivo. Ecco, mi fermo qui. Lascio a voi queste mie considerazioni per quello che valgono e naturalmente ciascuno trarrà le conclusioni che crede. Buongiorno.